Ciao a tutti gli amici ciclisti, oggi vediamo dare qualche spiegazione sulle valvole, in particolare le valvole smontabili. Per valvola smontabile si intende una valvola composta da due pezzi, quindi il corpo, valvola, e il meccanismo che è universale. Adesso andiamo a vedere per quale motivo una valvola smontabile è molto utile. L'utilità della valvola smontabile è data dal fatto che periodicamente io devo andare a raboccare di lattice i copertoni, di conseguenza dovrei stare qua a togliere sempre il copertone, che è un'operazione abbastanza dispendiosa in termini di tempo. La valvola smontabile invece mi permette di togliere semplicemente lo spillo, quindi il corpo valvola, il meccanismo valvola, e andare ad iniettare il sigillante all'interno del copertone semplicemente con la mia con una siringa apposita. Come facciamo a smontare la valvola? Noi nel nostro caso utilizziamo un kit Rubena, già complessivo di valvole e vari accessori, con una chiavetta di smontaggio. Andiamo a sgonfiare innanzitutto il copertone, più lo sgonfiamo meglio è, e andiamo a togliere poi la valvola. Quindi si infila la chiavetta sul meccanismo valvola e si va a svitare. Voilà, l'operazione è fatta e da questo momento si può iniettare il lattice. Per chiuderla, sempre lo stesso discorso, andiamo ad inserire il meccanismo valvola, riprendiamo la nostra chiavetta e andiamo a chiuderla. Non serve tirare esageratamente, perché altrimenti si rischia di spannarla. E a questo punto andiamo a rigonfiare e il gioco è fatto. Tenete presente che può succedere ogni tanto che il meccanismo valvola si intasi con il lattice oppure con le bombolette di Fast, con le bombolette di gonfia e ripara. Quindi basta semplicemente andare ad acquistare i meccanismi valvola di ricambio senza comprare l'intero kit. Tanto sono universali, quindi basta poi semplicemente andare ad avvitare nelle proprie valvole. Grazie a tutti per l'attenzione, al prossimo appuntamento da Bike Direction.